Nei giorni scorsi è stata distribuita l'edizione 2016-2017 del giornale scolastico prodotto dalle classi quarte e quinte della scuola primaria Don Milani. Il giornale, curato dalla professoressa Daniela Napoletano, è stato realizzato in formato cartaceo, 28 pagine a colori, in cui si trattano notizie di vario genere, dalla cronaca interna all'istituto comprensivo Santa Chiara a notizie cittadine, sport e poesie, ma anche in versione digitale sfogliabile su internet. Le precedenti edizioni del giornale della Don Milani si sono aggiudicate il premio nazionale dell'Associazione di Giornalismo Albo Scuole. Allora, condivido la definizione di giornale, io ci tengo tanto infatti a non chiamarlo giornalino, perché è un giornale in tutti i sensi, con un comitato di redazione, con una caporedattrice che abbiamo la fortuna di avere tra le risorse della scuola come giornalista professionista, che è Daniela Napoletano. Grazie a lei i ragazzi si sono impegnati tantissimo, i ragazzi di Quinta, in un progetto continuità che ogni anno, devo dire, viene premiato. Proprio ieri è arrivata la comunicazione ufficiale e nella scuola primaria sono stati presentati circa 2000, più di 2000 giornali di istituto e il nostro è tra i primi 100 che partecipano all'Oscar del giornale italiano. Questa organizzazione che promuove da tanti anni il giornale ha anche avuto un riconoscimento dal governo in quanto strumento di diffusione, come giustamente dicevi prima, della cultura giornalistica, della cultura della comunicazione. Perché sono particolarmente contento? Perché man mano negli anni questo giornale è diventato sempre più corposo, sempre più importante, con gruppi di redazione diversa. Loro partono dalla cronaca, da quello che vivono, da quello che hanno vissuto durante l'anno e poi visitano anche, sono andati in visita alla giornata, alla sede giornalistica di Quotidiano e hanno elaborato senza grandi interventi da parte della caporedattrice, della coordinatrice Daniela Napoletano, i loro articoli. Quindi hanno compreso la struttura dell'articolo, hanno compreso a cosa serve, hanno fatto a loro dire anche un'esperienza straordinaria, ma anche i genitori hanno espresso dei pareri molto positivi. L'altro giorno c'è stata una manifestazione di consegna di ogni copia, una copia ad ogni bambino, perché è giusto che il loro lavoro sia meritatamente conservato come memoria futura, insomma, di quello che hanno fatto nella scuola e nel comprensivo. Sì, loro hanno voluto aprire questo giornale quest'anno con questo saluto a me, che data l'età finisco di lavorare, dal 1° settembre sono ad occuparmi di altro, anche della scuola, ma non come dirigente ovviamente. Sì, sono molto protagonisti, ho sempre creduto in una scuola aperta al territorio e abbiamo tentato in tutti i modi, non da sola ma con tutto il team dei docenti, di realizzare questa idea, questo principio, quindi accogliere i progetti, accogliere le proposte che da associazioni, da enti del territorio venivano nella nostra scuola e che sono stati di grandissima rilevanza per la formazione dei ragazzi, perché non si può imparare soltanto attraverso i libri, ma si impara anche attraverso i vissuti, attraverso le esperienze, attraverso le emozioni. Lei pensi che l'ultima settimana di scuola l'aula magna era affollata da più di 100 ragazzi della scuola media che hanno incontrato il vicequestore aggiunto, la dottoressa Cotardi, che ringrazio in modo particolare il questore che, nonostante la fine dell'anno, nonostante i numerosi impegni, ha voluto comunque essere vicino alla scuola, e questo è un segnale importante, come sono stati vicini a tutte le forze dell'ordine, a cominciare dal comandante dei carabinieri, dai vigili del fuoco, da tutto quello che viene proposto dalla Fondazione Di Giulio. Non posso ricordarmeli tutti, però per esempio uno dei tanti momenti importanti è stato quello di avere un riconoscimento ufficiale come scuola insieme al Maiorana, come scuola che ha fatto qualcosa per prevenire ogni forma di prepotenza, di aggressività, insomma per prevenire il bullismo.
Ed è una, quella sì, la ritengo una grande missione da parte di noi educatori, perché purtroppo la violenza dilaga, se ne parla poco, o se ne parla solo in termini catastrofistici. Io ne voglio sempre parlare in termini di prevenzione e di dialogo con i ragazzi, e questo è stato il mio sforzo. Continuerò a farlo, anche non da dirigente.